Bentornati su Manatu. Io sono Spec, lui è Damian. Ciao. E in questa puntata vedrete un gameplay di Centurion Commander. Se non sapete di cosa sta parlando, qui in questo link trovate tutte le informazioni su Centurion Commander. Vedrete in questa partita scontrarsi queste due leggende. Speriamo possiate apprezzare e buona visione. Ciao a tutti e bentornati su Manatube. Damian, l'intramontabile Spec. Ciao a tutti. Kalia contro Kroxa. Midrange allo stato puro. Senza blu, sempre. Senza blu, cattiveria e tante sberle. Centurion Commander per voi. Vediamo un altro gameplay nella speranza che sia leggendario. Legendary. Vediamo qua, mollicate selvagge di prima, no? No. Ah, una Painland. Caverne di Koilos, dove sono state trovate le Power Stone. Vero. Tanta roba. E Don Rodrigo. E tassa sulle terre di primo quando si inizia. Ok. Bene, non benissimo, insomma. Meglio comunque averla. Sì. Anche Tot-Size di primo. Vediamo un Ephemerate, una Fetch, quello è un Anguish Unmaking. Braid, Aurelia. Anguish Unmaking che okay. Va via nella versione promo. Sì, perché toglierselo, costa uguale. Il giocatore di Kalia è un signore che tiene le carte scoperte. Una cara vecchia Scaldintarn. Molten Frame. Wow, era lui. Questo video è sponsorizzato da Molten Frame. Molten Frame e la giver, zia, la nipotina di... La figlia. La Giver figlia, of Runes. E quelli, quella è un commander, quella è Into Turach. Ha scartato Ephemerate e Braid. Randomiche. Momenti di editing che... Ah, aiuto! Sì. Allora, a Kalia in mano è rimasto solo Aurelia. E non è il momento di avere così tanto mana. Cioè, non siamo ancora arrivati a quel punto. No. E Kroxa sta facendo giocate impressionanti. Scartino turno 1, scartino turno 2 con Into Turach. Adesso qua speriamo che Kalia riesca a creare un po' di vantaggio da questa abilità, che ne guarda 6, fa vedere un angelo, un demone e un drago al massimo. Restoration Angel e Nameless Inversion, che è un changeling, sì, e quindi può prenderlo. Top, molto assolutamente. Buono. Quindi non è che debba essere una creatura, deve avere quel tipo, la carta. Esatto, Tribal in questo caso ha sempre quel trick un po' così. Sì. Beh, 2 carte su 3. Ok, perlomeno si respira. Vediamo un po' come si mette, perché comunque qua Prismatic Vista. Sì, che è fondamentale ancora di più, perché Kroxa comunque ricordiamo che deve esiliare delle carte. Quindi sì, tutte le fetch sono molto molto importanti. E vediamo un po' cosa succede, anche perché comunque c'è un po' di pressione. Ah no, Toxic Deluge. Che partenza per Kroxa. Sì, per Kroxa. Turno 1 scartino, turno 2 scartino, turno 3 vratta. Controllo totale del board, sì, per ora. Cioè, davvero molto, molto pressante a livello di risposta. Qua una carta che sei io. Ok, pescata carta. Qua il giocatore di Kalia si ferma un attimo. Le voglio vedere tutte. Tutte. Ok. Tutte. Qua si scarta Bello. Nameless Inversion perché è l'unica c'è possibile. Quella. L'altra, la Vigna, giusto? O... Sì. No, l'altra Aurelia. È... L'altra è cosa? L'Invala. L'Invala, sti angeli. Un sacco di angeli in mano. 4, torna Kroxa. Eccoci. Entra, scarta che arta. Vediamo se è quella che era nascosta. Sì, ok. Ah, l'angelo che può diventare imbalsamato. Assomato. C'è un valore, quindi. Insomma, si può comunque... provare a fare del valore di recursion. Qua l'Entax si attiva e... Sì, perché ci sono meno terre. Si va a prendere le terre, esatto. Finalmente l'Entax ha un attimo di vantaggio. Ha fatto qualcosa. Che contro Kroxa in sé non è male, perché avere la carta in più, che comunque la puoi scartare, ti fa 3 danni, Però, insomma... Te ne fa 9 quando ti attacca, però... Brutta la faccenda. La matematica sì. Può essere cattiva. Cattiva. Un po' di Painland, un po' di dolore. Fires of Invention. Però, questo sì che è una bella mossa. Sì. Sì, Fires of Invention è potente, Dà respiro, perché... Sì. Fires permette davvero di tentare di ribaltare anche situazioni molto indietro nel vantaggio. Anche perché arrivate alle 4-5 terre, comunque immagino che Kalia, insomma, i drop siano di quei costi lì, potenzialmente, più o meno. Credo di Quindi, sì. Quindi, ottimo. Kroxa va in zona di combattimento, si attacca, per 9, scusa. E Agonizing Remorse, un altro scartino, un'altra carta. E la esilia.
Così sì, non fai il furbo con gli embalmi la prossima qua, volta. Cathartic Reunion, okay, si scartano due carte, altra benzina per Croxa, sì, scartano due terre facilmente, due fetch. E una Sword of Vengeance, no, no, non lo era. Però comunque pensavo fosse una Sword of Vengeance. Allora, la situazione qua è un po' così, nel senso che Fires sicuramente aiuta alla manovra, però Croxa è in questo momento è pressante da morire. Fires, terra, terra e il vero valore di Fires in questo momento. Credo di sì. Perché si può giocare il comandante pagando solo la tassa e non pagando il costo. E quindi, insomma... Ah, solo due mana per giocare la creatura Kalia è molto, molto buono. Il vantaggio di una carta, un demone, un Herald of Torment, non il massimo se hai 10 punti vita, però è già qualcosa. L'Imbala diventa un demone angelo 6-7 che alla faccia sentire, di Atraxa. Si fa sentire, esatto, esatto, direi proprio cattivo. Fires ha tenuto Blastzone, ha tenuto un attimo a galla la partita, perché sì, 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 dopo tutte le carte che gli aveva scartato, qua Terminate, okay, inesorabile, giocatore di Croxa, davvero pressante. Dai, fortunatamente Herald of Torment torna in gioco perché sì, Besto sì, appunto la fa diventare così. Angel of Finality purtroppo non è riuscito a giocarlo, peccato perché sarebbe stato molto utile per sì, togliere anche della benzina dal cimitero. Okay, qua si blocca, la situazione è 10 punti vita, si blocca 2x2 qua Daretti. Daretti, allora ammetto che non mette a campo aperto, non mette troppe pressioni, esatto, comunque, perché la pedina che mette è a difensore. E però a campo aperto così non c'è nessuna minaccia di là, fa il suo anche perché ha il tempo per usare il meno che è removal. Sì, sì, quindi sì, sì, è il momento giusto tra l'altro per giocare Daretti. Eternal Dragon qua si cicla per una pianura e Eternal a 5 lo riprendi spesso, eh? Nell'upkeep non no, si non si vede spesso. Qua si va a prendere questo Scrabland. Mazzo te lo prendi, è più una spell per cercare terra, sì, probabilmente. Sì, 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 potenzialmente sì. Qua Kalia ritorna pagando 4. Vediamo se riesce effettivamente. Sì, trova Thunderbreak Regent. E la può giocare. No, no, no. Fire sta facendo... sta creando le possibilità, sì, perlomeno. Oh, crea comunque un vantaggio comunque col fatto che Kalia ti cerca la carta. Esatto, esatto. Qua Urborg. E Kalitas. Ehi là. Kalitas molto cattivo. Anche perché anche solo dei 2-2 possono essere un problema in questo momento, eh. Sì. Perché insomma essendo a 9 qui Thunderbreak Regent muore da quello che era stato predetto, entra uno zombie e il vampirello che pensi se l'avversario non ha carte. Non è male, per fare un po' di vantaggio carte nel momento in cui hai finito la benzina, anche se ti fai qualche danno. La partita è tirata comunque, assolutamente. Qua è stato giocato con Embalm, l'angelo dal cimitero che ha preso Kalitas. Quindi molti volanti per Kalia. Qua Eternal Dragon ritorna e crea un bel vantaggio perché lo può lo giocare e lo giochi. Quindi paghi 5 in poche parole per rigiocarlo. È un bel bloccante perlomeno. Ma qua Croxa comunque fa il suo valore. Però è un 5-5, davvero. Però è un 5-5, sì. Molto, molto grosso, davvero. C'è una roba pesante. Sì, 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 un bel... Qua si blocca come se non ci fosse un domani. Si scambia però forte. Comunque fa un bel clock con quei tre danni, perché sì, stiamo andando in basso, siamo a 1 addirittura. E Anger of the Gods. Anger of the Gods, che toglie tutto e ritorna Kalitas. Molto pericoloso. Wasteland, che non so quanta potenza possa avere in questo preciso momento. Toglie Grotta, direi. Toglie Grotta e probabilmente aiuta a far benzina per Croxa, probabilmente solo quello. Però sì, diciamo che avendo Kalitas in questo momento la situazione è complicata. Uno ha un punto vita, un 2-2 fa la differenza, basta davvero poco. Vediamo qua. Qua viene rigiocato Eternal Dragon. Blastzone per fare benzina, per fare si benzina, toglie Lentax. Sì, direi giusto che Lentax per... fosse marginale come risultato. Sì, sì, sì. Qua serviva proprio semplicemente per quello. Siamo a top deck, poi, comunque... E che top deck. E che top deck. Go for the throat. Removal. E quindi Kalia viene abbattuta. Ed è solo stata gara 1, Spec. Gara 1. Tiratissima. Fires molto of Invasion ha davvero rimesso sulla mappa Kalia in quel momento. Con un Croxa che è partito, ha fatto di tutto. Turno 1, turno 2, sì, sì, turno 3. Sì. Davvero, davvero bello, molto, molto bello, bene. Bello, bello. Fires è davvero una carta molto forte.
sì, in questa tipologia di mazzi poi ottima. Abbiamo schivare visto in altri matchup che schivare la tassa poi sì, ti dà un, cioè giocare solo la tassa sì, vuol dire giocare a 2, giocare a 4. Qua si mulliga un po' per il secondo, la seconda partita. Voglio le carte buone in mano perché la partita è d'attrito e molto può attrito, può fare la differenza. Arid Mesa. Ok. Plateau. Lentax. Lentax. Okay. Again. Diciamo che il giocatore di Calia è stato comunque da un certo punto fortunato di avere Lentax sì, tutte le volte all'inizio, ma anche sfortunato di essere sempre partito avendolo. Sì, 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 dal via non riesci che mai a fare quel minimo subito di vantaggio. Flat Pool. Command Tower. Primi turni di studio sì, stavolta. Prima li avevo visti molto più cattivi. Esatto. Sto giro invece esatto, con calma. Vediamo un attimo. Giochiamo il comandante. Le mie risorse in mano le tengo. E vediamo. Kalia che comunque un 3-3 volare Vigilance che quel Vigilance che gliel'ha messo è buono. Aurelia. Molto molto interessante. Qua Earthless, nah. Earthless Attack, credo si chiami. Earthless Act per uccidere Kalia. Giusto. Si era tenuto probabilmente open, o sì, non aveva sì, 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 insomma poteva far quello, ha sfruttato i mana nel momento giusto. Sfecciatina sempre di Arid Mesa, si perde un punto vita che non è niente per avere un Badland in gioco al momento sì, giusto decisamente. E a 3 vediamo un po' cosa succede. Ah però Magus of the Moon. Giustamente entrambi arrivano a mono red come cosa. Diventano mono red entrambi. E, però chi gioca Magus comunque ha la consapevolezza di volerlo giocare. Sì, quindi esatto, insomma, sa quello che fa. Però Kalia comunque dice mono red, va bene. 4-4 volante. Poteva scendere un angelo? No, un drago. Probabilmente la palude ce l'aveva già in mano il sì, giocatore sì, di Crox. Sì, cioè, sì, sì, per, insomma, quando sì, giochi con consapevolezza queste carte qua sai che fa la differenza. Thunderbreak. Ok. Ok, morto, ma ti fa un bolt. Comunque i tre danni. Sì. Qualcosa se lo porta a casa. Mm-hmm. Goffro the Toad, molto molto bello, promo. Sì. Qua. Ah, ancora, si rilancia, di si nuovo. Si rilancia. Ruba umano, giusto, sta carta? Opportunistic Dragon ruba un umano e gli fa perdere tutte le abilità. Top. Quindi diventa un 2-2 senza niente. Quindi le terre tornano normali. Esatto. Fantastico. Gran carta in combinazione con quello. Ok, togliamo tutto, basta. Bello l'esperimento di Sì, va bene, basta. No, ok, va bene. Il 4-4 il 4-3 volante non lo voglio. Così che gira in campo di battaglia. Qua Lentax fa prendere le pianure, no, le terre base. Opportunistic Dragon, posto giusto al momento giusto. Cavolo. Cioè, anche perché prendere umano è abbastanza specifico, sì, ce ne sono un bel po'. Puoi prendere anche artefatto, Sì. Però umano in quella situazione deve è essere stato spettacolare, esatto. Vediamo come va avanti la partita, perché qua siamo al nessuno lascia niente sul campo di battaglia. L'Ira Dawnbringer, qui si tirano fuori gli angeli che contano anche in Modern, cioè questo esatto, qua è un bestione. Esatto, Bloodcrypt. Vediamo, perché serve un altro removal, sì, serve contro un'altra creatura grossa e molto cattiva. Sapendo poi che ha Aurelia in mano, quella sì, Aurelia sì, che sì, è lì che da far vedere, insomma. Croxa. Croxa, ok. Terra che si scarta, punti vita che si perdono, ma voglio tenere il suo. Terra che non era una basica. Esatto. Quindi c'è ancora forse la paura di una futura Blood Moon sì, incantesimo. Penso di sì. Ed è giustissimo. Sì, sì, sì. Qua tappa 6. Chi c'è? Chi c'è? Aurelia the World Leader, una delle volare creature più cattive, rapida. Si attacca per 9, perché Aurelia viene pompato da Lyra. Giusto. 9 danni, ma Aurelia tira. È la prima volta che attacca, quindi altra fase poi di guadagna vita combat. Anche. Poi guadagna vita, sì. Si attacca di nuovo, altri 9 così. 18 danni in un turno. Che giocate. Olè, va bene, giocate dai, esplosive. Si va a 2. Beh dai, sono a 20, mi sento abbastanza sicuro. Ah, parto il mio turno, sono a 2. Sono a 2, l'avversario è 26. Com'è? Che esplosività questa giocata, sì, ragazzi. Sì, cioè, sì, davvero molto molto, molto cattiva. Non so neanche se è capace di... Ma Crocs ha fatto cose così forti nella prima che io mi posso aspettare ancora di tutto. No, invece no. Invece no. Il tempo stringe, facciamo la terza. Facciamo la terza. Terza partita che davvero, cioè, questa volta è partito bene. Crox non è riuscito a imporsi subito sì, con molti scartini. Anche perché poi nel sentito deck building gli scartini a uno in un formato, cioè, 100 carte, uno per, non è che non sia... Non è che si trovano sempre. Certo. Infatti si è vista la differenza sì, totale. Sì. Proprio, sì. Assolutamente. Una montagna, un plateau sfecciato.
Niente Lentax, ok, quindi... Niente, in questo giro niente Lentax. No, ah, ok, però in end illuminato... Vado a prendere Lentax. No, Lightning Rise. Lightning Rise che... Carta buona per carta se buona. Giochi delle creature che vogliono attaccare, volare, esatto. E attaccare forte. Sì, sì, parte non tanto attaccare per difendere il comandante, ma proprio per rapidità, secondo sì, me, in sì, questo, sì. Questo mazzo. Qua ci si ricorda come si gioca, quindi terre dietro. Sì, esatto. Per adesso... Sarebbe un warning se hai le terre davanti, è da qualche anno. Prima si poteva. Quanta cattiveria nel mondo di Magic. Verdant Catacombs, sempre benzina per Crox, quindi va tutto sì, benissimo. Direi che lì le fetch ci metti anche quelle che non cercano le montagne e le paludi qua. Tutto va bene, non importa. Ok, tre mana, Badland cercata sempre con la mitica fetch e si gioca. Vediamo Kalia, vediamo cosa prende, perché abbiamo visto per ora che non ha mai mancato, fortunatamente anche perché... Qua due. Addirittura due. Aurelia di prima e Terror of the Pix, che ha terrorizzato lo standard per un certo periodo. Adesso qua il buon vecchio Murderous Rider, sempre pronto a fare il suo lavoro. Che power creep, che carta forte. Adventure, una delle meccaniche più forti mai stampate. Sì, sì, assolutamente. Da dire, purtroppo. Uccidetemi nei commenti, ma per me è così. Prismatic Vista. Giusto. Quindi la situazione è questa: il giocatore di Croxa gioca Faithless Looting, che è benzina, e io mi do fuoco, però sa che con la prossima terra si cominciano a calare delle creature davvero forti dalla mano di... Croxa va via e si tira via un Terror of the Peaks. Ok. Evidentemente non ha... Beh, il mana forse non c'era, non c'era la terra, la sicurezza forse di arrivarci subito. Sì, ci sta. Qua Croxa nel cimitero... Sappiamo che con 4 mana Croxa sta per arrivare, quindi immagino che Kalia proverà a cercare un po' di stabilizzare la situazione. Tanta vita spesa per avere queste terre stappate, però insomma 4 mana. E direi Aurelia. Che quella che vediamo, Aurelia che con i Lightning Greaves ha il problema unico che purtroppo non si può pompare da sola, perché purtroppo non può bersagliarsi a Shroud. Esatto. È comunque una quella creatura, nombo, però, creatura comunque presente sul campo, sì. Cioè, non semplice da dire, ok. Ok, un po' di terre. Vediamo una Blood Moon, spoiler alert. Innocent Blood. La carta ad hoc contro Lightning Greaves. Ed entra Croxa. Scartiamo, ok. Nameless Inversion. Perfetto, insomma, ci sta. Direi sì, che sì, fa sì. Poco in questo... Quel più 3 meno 3 che... Ok, Crox diventa un 9-3. Esatto. Stoneforge Mystic. Vediamo cosa e va a cercare. Si va a prendere la spada. La spada che conta. Spada non che si conta. Prende le altre, la spada che conta, giustamente. Fateci sapere nei commenti se qual secondo è... voi è più esatto. Forte questa o quella di Fire and Ice. Ale, qua... Turno di Crox. Schelemental. Rilancio. Crox è buono, mette nel gioco quasi due. Cavolo, scartino, doppio scartino. Dismember. Ok, non così in fretta. Che salva la situazione. Croxa però attacca lo stesso. Si scarta il ponte. Ponticello molto simpatico. Si prendono un bel po' di danni qua. Sì. Però si erano già i turni. Tempo finito. Il tempo finisce, la partita finisce in parità. Perché vi ricordiamo sempre che a volte nei turni a 50 minuti non c'è tempo per fare... Bisogna considerarlo, perché arrivi al pareggio e nel torneo non prendi quei punti in più. Bisogna stare molto attenti. E poi state attenti anche a come giocate, quindi a conoscenza del mazzo molto importante per velocizzare le scelte. Sì. Speriamo che voi abbiate apprezzato Croxa contro Kalia. Fatecelo sapere nei commenti, fatecelo sapere con un mi piace o un'iscrizione se è la prima volta che vedete appunto uno dei nostri video di Centurion Commander. Speriamo di rivedervi alla prossima. Io sono Damian, questo è Spec, questo è Manatu. Ciao! Torna ancora più forte, quindi... Torna ancora più coboldi. Già, infatti qua la situazione è pericolosa da un punto di vista. Shared Animosity con 6 creature uguali è un ma po' era un mazzo tribale coboldi allora. Esatto, era solo un'esca prosh. Un +6